Siamo ormai giunti alla fine di questa 69esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera la finalissima, molti cantanti in gara e molti favoriti. Abbiamo mandato Michela Rubbortone in giro per le vie della città a chiedere un po' l'umore della gente e chi sarà soprattutto il vincitore di questa edizione. A te, Michela. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai. Ascoltami. Chi vince Sanremo, signora? Allora, per me vince Loredana Bertè e vorrei che vincesse lei. Il volo, come dice lei, devono solo prendere il volo e basta. Ok. Irama. Anche secondo me Irama. E primo, ultimo, un cantautore molto bravo, un poeta. Poi Loredana Bertè. Vestito bene via del corso, perdo la testa come Kevin. A 27 come Amy, Rolls Royce come Marilyn Monroe. Per me Crispy. Crispy. Sì. Il volo. Terzo. Ma io metterei Loredana per te, dai. Arisa. Il volo. Io spero Silvestri. Io spero forse Gammon e il terzo lo sto ancora digerendo, non lo so. Chi vince Sanremo? Una bella domanda, alla quale ci pensavo anche stanotte, ci pensavo. So chi non vince, ma so chi lo farei vincere. E chi è che non vince? Non vince Silvestri. Ferrari bianco su Miami Vice, di noi che sarà Rolls Royce, Rolls Royce. Di noi che sarà Rolls Royce, Rolls Royce. Ah, guarda, non me lo chiedo perché non l'ho vista proprio, ti giuro. Io ballo purtroppo e come vedi io ci metto la faccia in mezzo alla strada, lì sopra lì è tutta un'altra storia. Mi spiace per chi va a Sanremo che vede tutta quella gente lì esaltata, perché loro qua in strada dovrebbero mettersi, allora sì, dovrebbero mettersi in strada, perché è qua che tu guardi la gente in faccia, non sul palco, perché parecchi cantano in playback, ragazzi. Bene. Secondo me la Bertè, bella, orecchiabile la canzone. Gli anni della nostra vita. Basta così. Essendo Salentini ti fiamo Albano. Loredana Bertè. Loredana Bertè, poi mi piacciono anche il volo e Renga. Sono c'è Modà però, né? Modà, ecco, quello sì mi sarebbe piaciuto. Il Modà. Il Modà, terzi Modà. A me piace molto anche la... che si chiama? Aspetta, no? Quella rossa di capelli, la... Mannoia. La Mannoia. Saluto tutti gli amici di Reporter Povo.